Firenze si soffoca. Si soffoca e basta. Come vanno questi ragazzi? Ragazzi, salutate il signor Fattori. Buongiorno, maestro. Questo è Martinelli, Manlio Martinelli. Non c'è male. Mischi di più i colori sulla tavolozza. Questo è quel giovane bravo di cui avevo parlato. Bene, benino, benino davvero. Domiti, che lei conosce già. Certamente. Lui i numeri ce l'ha veramente tutti. Amedeo Modigliani, detto Dedo. Sembra proprio atmosfera della banditella in una giornata fosca. Il fatto è che oggi c'è sempre stato il sole. E si vede che il ragazzo non l'ha voluto vedere. Si sarà alzato male. A me mi garba anche così. Questo è un giovane con la mano particolarmente felice. Bene, bene, bravo. Bravo, Micheli. Te li stai tirando su veramente bene. Guglielmo, c'è una visita. Dedo deve aver qualcosa da dirti. No, al signor Fattori. Chi è quel ragazzino? Quello del cielo nuvoloso. Ah, sì. Venga. Venga qua. Buongiorno. Allora, come sta? Cosa voleva dirmi? Lei non ha detto niente del mio bambino ieri. Perché? Bambino? Il tuo bambino? Sì, il ritratto del bambino che l'ho mostrato ieri. Ci tenevo. A me mi ha parlato del mio paesaggio, è vero. Ma del bambino? Niente, perché? Ma sentilo, ma che è questo in modo di... Una sedia per questo giovanotto. Ora io e lui si chiacchiera, eh? Il tuo bambino, come dici te, se non del tuo, eh? E sono ormai un vecchione, non mi riesce di dare più di lei a nessuno. Mi sembrano tutti troppo giovani. E poi, siedi, siedi. Dunque, ascoltami bene, perché io ho capito che te tu mi puoi capire proprio bene. E nel tuo paesaggio c'era un qualcosa. Vittorio Sgarbi, parliamo di Amadeo Modigliani, un grandissimo artista, un grande dissoluto, una vita breve, distrutta dall'alcol, dalla droga, però con un talento strepitoso. No, la prima cosa che possiamo dire di Modigliani è che forse è il primo pittore italiano del Novecento, primo anche rispetto agli altrettanto grandi riconosciuti De Chirico e Morandi, la cui dimensione è, nel caso di De Chirico, comunque internazionale. Ma l'intuizione, anche se di emergenza o di destino, di Modigliani è di essere andato a Parigi e di aver lavorato a Parigi, quindi in realtà è un pittore considerato non italiano, ma universale per la postazione, che è quella per cui lo spirito del mondo e dell'arte ha dei luoghi e nei primi 50 anni del 400 e poi per una parte del 500 e poi nei primi 30 e 40 anni del 600 le capitali sono Firenze, Roma, nel 900 la capitale è Parigi, tutto accade lì e se non sei a Parigi non esisti, quindi anche se nelle condizioni di disagio la sua vita si è svolta in un luogo in cui il segnale era quello che aveva massima possibilità di essere ascoltato. E poi, nonostante la dannazione della vita e la difficoltà del destino, il successo è arrivato dopo poco. Sei venuta a trovarmi a Venezia, perché non a Parigi? Dedo è lontana, Parigi, è lontana. Promettimi piuttosto che tornerai ogni volta che potrai e che vorrai, soprattutto. Prometti. Ma sì, mamma, ma sì. Il necessario per il biglietto è la stretta sopravvivenza. Sai che di più. Grazie. Grazie, mamma. Ringrazia anche tuo padre. Grazie. Grazie davvero. Per quel che possiamo, potrai contare sempre su di noi. Vero, Flaminio? Certo. Bonini! Arriva! Allora parte sul serio! Zia Laura! Eccolo, eccolo! Ecco il parigino! Scrivimi, mi raccomando! Sì, fa tardi! Sì, zia Gabriella! Tu fa tardi! Dai, dai, sbrigati e che tu perdi tempo. Il treno! Mamma! Amore! Vai su, vai ora! Laura. Margherita! Margherita, non lo so! Dov'è Margherita? Non lo so! Margherita! Sorellina mia, che fai? Non mi vuoi dire ciao? Volevo proprio vedere se ti scordavi di salutarmi.
Anch'io sono felice, che credi? Però ti devi ricordare che i primi pennelli li avessi tenere in mano a me. Perché all'inizio ero brava come te, all'inizio. Il tuo dovere è di salvare il tuo sogno. Beh, una frase tua, te la sei scordata, l'hai detto te. Il tuo unico dovere è di salvare il tuo sogno. Modigliani è figlio di una famiglia ebraica di Livorno, per metà italiano, suo padre era nato a Roma, e per metà francese, sua mamma è marsigliese, quindi è già un uomo pronto ad andare in Francia, e con un padre che non è affatto un disperato, un po' avventuroso. Lui appartiene ad una fascia di borghesia, non di piccola borghesia, particolarmente coinvolta nelle storie dell'Italia da allora, a tal punto che suo fratello sarà uno dei maggiori attivisti del Partito Socialista. Quindi non stiamo parlando di un emarginato che per caso è naif e falpitore, parliamo del prodotto di una delle parti più avanzate della mediazione culturale italiana della fine del XIX secolo, con tutte le ansie che possono venire dal suo naturale cosmopolitismo in una Livorno che tende ad essere stretta. Invece lui diventa ciò che sta nel suo stesso nome, cioè Maudit, no? Lo chiamano in francese, lo abbreviano, lo chiamano tutti Maudit. Ma Maudit cosa vuol dire in francese? Vuol dire maledetto. Ma cosa vuol dire maledetto allora? Vuol dire entrare in quella schiera di artisti che per la cultura francese sono sempre stati d'avanguardia. Chi è il primo grande artista Maudit di Francia? È François Villon, il grande poeta del Rinascimento francese. Ehi, sveglia! In piedi! È tardi! C'è ancora Parigi fuori, vero? Pare. Ma adesso giù dal letto. Su, devo rifare la stanza. Sono già le 11. Stamattina è la terza volta che vengo a chiamarla. Piove ancora? No, sta quasi per nevicare. Si alzi, forza! Ho avuto un incubo. Ho sognato che ero ancora a Livorno. Ah, sì, è sempre Parigi. Ah no, così proprio non va. Solo un momentino, per scaldarmi un po'. Venga anche lei, in due ci si scalda prima. Ho capito, io la camera la lascio così. Ma quando è che se ne torna in Italia? Io? Tornare? Mai più. Rimango qui per dipingere, per scolpire. Qui in albergo? Ah no, neanche per sogno, troverò uno studio. Oggi esplorerò Montmartre. È là che sono tutti, no? Chi? Gli artisti. Ah, i morti di fame. Forse sì. Quando noi pensiamo a Modigliani, dobbiamo immaginare che alle sue spalle ci sono Picasso, Brancusi, le avanguardie storiche, il futurismo. E tutto questo significa un taglio netto, quello di Rimbaud nel Battello Ebro, cioè tagliare con il passato, con la tradizione classica e risalire a una nuova tradizione che è nella casa di Gertrude Stein, la grande scrittrice che aveva queste maschere africane che ispirano le Demoiselles d'Avignon. Quel mondo vuol dire non guardare più Canova, non guardare più Raffaello, ma guardare, come aveva fatto Gauguin, un altro mondo. E allora lui arriva lì, ma noi lo guardiamo e non c'è niente di quel mondo, non è affatto primitivo, non è affatto selvaggio. Eppure il mondo primitivo è la chiave della modernità. L'arte contemporanea, l'arte primitiva, anche oggi se guardiamo le opere di Paladino, ma guardando le opere di Picasso, hanno un nesso che è quello di non far sentire niente alle spalle, cioè la grande tradizione occidentale, la tradizione del Rinascimento, la tradizione del classicismo. E quindi partire da zero è una partenza, è questa la forza primigenia del Novecento. Lui in realtà è un primitivo, ma nell'accezione sofisticata dei primitivi che furono indicati come tali dagli studiosi della pittura del 200 e del 300, mi riferisco a Venturi, Berenson, che chiamavano primitivi Cimabue, Giotto, Simone Martini, Lorenzetti. Allora, il primitivismo di questo meraviglioso pittore è una sintesi di tradizione italiana e poi la civiltà africana, delle maschere nere, il rapporto con Brancusi, i contatti con Soutine, con Picasso, quindi lui è la quintessenza del concetto di primitivo nelle due
nature, quella del primitivo, che è appunto Picasso, e quella del primitivo italiano, che è Giotto. Sconvolgente il colore. Stupendo. Io trovo geniale la scelta della dominante blu e rossa per esprimere l'angoscia e la melanconia. Ah, sì, sì. Tristi sono tristi. Sono molto tristi. Troppo? Troppo. Forse lei non ha una preparazione spirituale per penetrare questi dipinti. Sì, è possibile. Io le trovo... Insomma, perché proprio blu? Solo blu o rosa? Soltanto rosa? Personalmente li trovo un po' troppo monocromi. Lei è entrato per acquistare? No, solamente per guardare. Gente come lei non è assolutamente in grado di capire. E quindi le vieto di continuare a guardare questi capolavori. Anzi, la prego di accomodarsi fuori di qua. Ma come si permette? Ma è roba da pazzi, uno entra... Vai a se. Tanto non comprava niente. Bravo, ha fatto bene. Sono del tutto d'accordo con lei. La gente così, fuori. Non capiscono e non capiranno mai niente. È geniale. Grazie. Greco? No, italiano. Ah, che meraviglia. Pittore? Sì, e scultore. Anche scultore. Lei è il proprietario della galleria? No, sono l'autore. Sono spagnolo. Mi chiamo Pablo Picasso. La corsa a Parigi è la corsa verso il centro della creatività artistica ed è per lui anche la corsa verso il pervertimento, perché a Parigi comincia a fare quello che fanno allora in molti, che è il percorso verso i paradisi artificiali. Uno dei testi fondamentali di Baudelaire va in quella direzione. Mallarmé scrive Alcol, cioè in quel periodo la sperimentazione, l'andar fuori di testa è una necessità artistica e viene anche facile, perché l'hashish sarebbe stato molto poco. È molto peggio l'Asensio, perché l'Asensio distillava a 75 gradi e per distillare a 75 a 80 gradi conteneva una grande quota di alcol metilico oltre a quello etilico. E l'alcol metilico ha un grandissimo vantaggio, brucia il cervello e fa venire le allucinazioni. Una parte della visione contorta di Modigliani viene proprio dal fatto che lui va via di zucca sul serio, cioè non è una roba finta. Cioè lui è il prodotto visivo di quella mutazione da bar che è l'etilismo, cosa che avrà influenzerà anche il suo carattere. Per lui all'inizio era un ragazzo abbastanza bonaccione, quando va via proprio per di alcol diventa anche aggressivo e infine scapperà nel meridione. Ho freddo. Elvira, non coprirti con quello straccio. Sono stanca, è da due giorni che siamo chiusi qui dentro. Ancora. No, è la terza volta che butti via tutto. Non posso mica restare qui all'infinito io. Me ne vado, sai? Cosa? Te ne vuoi andare tu? Tu resti qui invece, qui a posare, a fare l'amore. Ma se non ce la fai più a fare neanche quello... Non siamo ai lavori forzati. Quella roba non è tua. E non la prendi. No. No. Allora me ne vado via così. Nuda. Vediamo. Oh! Modigliani è un uomo, un pittore e una leggenda.
La leggenda è quella che nel caso suo, come nel caso di Van Gogh, ha consentito che noi ne abbiamo una considerazione altissima, perché quanto più uno è maledetto, quanto più ha problemi di tubercolosi, quanto più ha problemi con le donne, quanto più beve, tanto più diventa un personaggio mitologico in senso negativo, e quindi la sua leggenda sostiene la sua opera. Van Gogh si taglia l'orecchio. Questi elementi della vita sono talmente suggestivi che accendono attenzione per l'opera. Quindi Modigliani è anche questo. Però poi quando uno guarda l'opera, sente un'opera totalmente italiana, direi petrarchesca, si sente questo lirismo, questo rivolgersi alla donna come destinataria della passione, dell'amore, della dolcezza, le bellezze assolute dei suoi volti femminili. E poi un'ultima cosa che caratterizza Modigliani è che non c'è un altro pittore in tutta la storia dell'arte moderna, ma anche forse quella del passato, che abbia dipinto solo figure solitarie. È una cosa straordinaria, cioè è come se i quadri dovessero rappresentare delle persone che lui incontrava, e incontri una persona, non quattro, quella è una comitiva. Allora l'incontro con l'altro, sartrianamente quasi, cioè io e un altro, è l'incontro con te stesso, io sono un altro, e quell'altro è uno solo, e lo guardi negli occhi. Soutine è Modigliani, Jeanne, la sua compagna, è Modigliani. Modigliani e tutti i suoi personaggi, che sono sempre uno solo. Ci sarà pure qualcuno un giorno che dirà Modigliani, quel grande pittore di Livorno. Soutine, quel grande pittore russo. Lituano. Quando sarò ricco voglio un cappotto di pelliccia. E carne. Minestra di carne tutti i giorni. Ma non ti viene mai l'idea che potremmo esserci completamente sbagliati? Modi, se non divento ricco facendo pittura, allora divento ricco facendo boxer. L'importante è che io diventi ricco. Mettiamo di non essere i grandi artisti che pensiamo di essere. Dovremmo spararci immediatamente un colpo in testa. Se noi siamo dei grandi artisti o no, non possiamo saperlo. Nessuno può ancora saperlo. Mettiamo, al contrario, che noi siamo veramente dei grandi artisti. Noi ne siamo convinti. E fino ad ora nessuno può ancora confutarcelo. Allora noi abbiamo il diritto di dire che siamo nel giusto, che non ci sbagliamo in nulla, che noi abbiamo ragione a continuare così. E dunque, tu, Chaim Soutine, ebreo lituano, e io, Amedeo Modigliani, ebreo livornese, noi due siamo dei grandi artisti e le nostre opere sono già delle opere d'arte perché noi lo sogniamo, perché noi abbiamo il coraggio di sognarlo. Lui è totalmente inossidabile alle influenze. Se c'è una cosa che lo influenza in parte è la mutazione del tardo impressionismo verso l'espressionismo. Questo sì, la scoperta di colori diversi e così via. Il suo modo di dipingere, il gusto dell'impasto, tutta roba italiana. Cioè le piastrelle per terra sono assolutamente un cotto toscano. Le forme sono i colori, quei grigi, sono il prodotto evolutivo più sofisticato dell'estetica macchiaiola. Lui arriva in una Parigi in cui lui esprime se stesso fino in fondo. Si fa coinvolgere pochissimo, se non in questa tesura dei colli, no? È diventata la sua moda, ma si fa coinvolgere pochissimo. Modigliani è proprio un archetipo. Ecco. Danke. No, und wie gefällt es dir, Liebling? Es ist sehr schön. Questo lo metti sul conto dei due tedeschi. D'accordo. You come here a lot too? Sometimes. Not Modi. Often. Ciao. Ciao a tutti. Come va? Ma insomma, si lavora. Cosa diceva prima quel tipo? Ebreo, pittore. E lo conosci bene? Sai come si chiama? Modigliani. Italiano. Did you see the La Salon? Sì. Quanti ritratti devo fare per pagare il conto? Beh, se smetti di bere, te la cavi con una decina. Ah, 10 sono un po' troppi per una serata come questa. Se ti giri, c'è già il primo che ti aspetta. I say. Modi, siedete con noi. Buonasera a tutta la compagnia. Miss Thompson ci ha chiesto di conoscerti. Pablo le ha detto che fai dei ritratti. Buonasera, Miss Thompson. Good evening. Modigliani, ebreo. Non cubista, non futurista, modiglianista. L'attrazione di Parigi è anche molto legata alla reazione italiana da parte di riviste come La Voce, La Cerba, e quindi Prezzolini, Papini, Soffici, i quali creano il mito di Picasso e dei grandi artisti francesi che sono riferimenti ineludibili. Si aggiunga che il teorico di questo movimento è Apollinaire, che è francese ma di origine italiana, forse nato addirittura a Roma. E quindi il nesso è che un artista, se non vuole essere locale, provinciale, tardo macchiaiolo, e se vuole essere un artista
che evidentemente ha un'ambizione, un'aspirazione grande, una superbia come era quella che sicuramente aveva Modigliani, non ha altro campo che Parigi. Lo stesso Morandi, che fa esattamente l'opposto di Modigliani, si chiude in casa come in una stanza di convento e vive tutta la vita a Bologna in via Fondazza, ha nella sua fase iniziale il mito di Cézanne. Quindi io credo che se un artista voleva essere un artista vero non avesse alternative, e non credo che Modigliani, che viene rubricato nelle storie dell'arte come École de Paris, fosse chiamato da altro che dal suo destino. E quindi in lui c'è questa singolarità di una profonda natura italiana, come un Raffaello del Novecento, tanto è armoniosa e pura la sua visione artistica, e la necessità che quello che si incardinava con Raffaello a Firenze fosse incardinato a Parigi, perché era lo spazio dell'arte. Buonasera. Come stai? Salve. Elvira. Salve. Venite, venite. Hola, Max. Salve a tutti. Buonasera. Bisogna festeggiare. Livio, da bere per tutti quanti, pago io. Viva Momo! Momo è tornato! Chi paga? Pago io. Puoi credermi. Tra un po' sarà ubriaco, se non lo è già. Modì se ubriaca sempre laddove può dare spettacolo. Non ci credi? Ehi, che fai? Mettimi giù, mettimi giù. Ma com'è bello. Sempre così. E oggi è certamente la sua giornata. Un vero clown italiano. Ma nessuno sa essere elegante come Modì. Modigliani a Parigi non è uno perso, perché fa parte del giro, cioè fa parte, gira in quel giro che sta fra la Butte e l'area di Montparnasse, cioè passa anche lui alla Closerie di Lila. Allora si conoscono tutti, lui conosce Picasso, lui conosce i giovani artisti, ma soprattutto è legato ai mercanti, perché chi organizza effettivamente la vita culturale allora sono i grandi mercanti. Cioè Zborowski gioca un ruolo fondamentale, perché in quelle botteghe ci si incrocia, si forma delle amicizie, partecipa a quel mondo lì, ma soprattutto ne assorbe una serie di caratteristiche, senza diventare un codista. È per quello che lui è un protagonista, perché il suo linguaggio rimane stabile, cioè non diventa cubista, che avrebbe potuto diventarlo, non diventa tardo espressionista, che avrebbe potuto diventarlo, rimane quella roba lì, cioè rimane un prodotto della cultura italiana che vuole diventare mondiale, internazionale, stando a Parigi. Il paesaggio non esiste. Non esiste il paesaggio, un esiste. Ehi, che faccio allora? Lo devo buttare questo? Ci sputo sopra, che ci faccio? Esiste solo l'uomo e quello che c'è dentro di lui. Ma certo, che credi? È questo che noi cerchiamo. Per noi un paesaggio è dipingere la nostra sensazione. Ma queste sono vecchie storie, oh Romiti. Romitino mio. A Parigi c'è un pittore che si chiama Picasso. Lui e i suoi amici fanno questo ragionamento. Le impressioni ci dà la realtà, non bastano più, dobbiamo costruire, ricostruire la realtà. Un oggetto nella nostra mente ci appare grande, piccolo, davanti, di dietro, sopra, sotto, in ombra, in luce. È vero o non è vero che si può pensare tutte queste cose insieme? È vero, sì. E lui e i suoi ci hanno provato. Guarda, lui prende un viso e te lo fa vedere da tutte le parti. Così o così. Per esempio, la bocca, la pometta è qua su. Qualcosa sapevo, hai sentito dire, Sì, Qualcosa è arrivato fin qua. Sì, o piccioni viaggiatori, hai sentito dire. La pittura non si sente, la pittura va vista, bisogna vederla a Parigi, non a Livorno. Io credo che la sua lingua visiva sia proprio la conseguenza della sua personalità, che ci sia una sorta di naturale evoluzione di una cultura tosco-italiana che entra in contatto con quelle che sono le avanguardie parigine, e quindi anche con la citazione africana, con una serie di meccanismi che sono archetipici, no? Le sue cariatidi sono veramente dei personaggi che escono da un mondo atavico, alcune delle sue forme vengono da lì, la sua purezza di disegno sicuramente impara qualcosa dalla statua africana, però lo fa in modo totalmente autonomo. Cioè lui è un creativo autonomo, forte, denso, con una caratteristica, lì sì, totalmente italiana, che è una passione formidabile per la qualità pittorica.
cioè la qualità dell'impasto che c'è in Modigliani non la trovate facilmente dagli altri. Ce l'ha uno solo, grandissimo, che lui conosce bene, che è Pablo Picasso. Ma la qualità dell'impasto di Pablo Picasso viene già anche per lui dalla sua origine ispanica e poi dal periodo passato nella fase ultima dell'espressionismo parigino. Credo che a Parigi non ci fosse alternativa, cioè il fatto che si potesse vivere in modo così frenetico era un fatto profondamente estetico, era l'estetica della modernità, era l'idea che d'altra parte avevano intuito i futuristi quando immaginavano un mondo che fosse appunto l'opposto di Venezia, che fosse un mondo della modernità. Se la parola modernità ha una città di riferimento nei primi 20 anni o 30 anni del Novecento, questo nome è Parigi. Ma d'altra parte l'altro Modigliani di origine lituana, che ha la stessa sua esperienza, è Soutine. Anche Soutine, fosse rimasto a casa, sarebbe stato altro. E sono così simili e così diversi perché respirano la stessa aria. Ecco, quel clima è il clima Picasso, è il clima Brancusi, è il clima Godet-Bretzka, è il clima Braque, è il clima Toulouse-Lautrec, è il clima Soutine. Cioè è un clima che migliora la qualità stessa delle opere. E nel caso di Modigliani è un clima che stabilisce una dissonanza fra l'esperienza della vita, che è un'esperienza diciamo pasoliniana, cioè di grande necessità di vivere, e poi invece la produzione artistica è tutta intimistica, chiusa, cioè come se lui avesse voluto dialogare in modo solitario, chiuso in una stanza, con i modelli, uomini e donne, dei suoi dipinti. Ma anche te allora ti sei messo a dipingere come quelli che dicevi, come i cosi, i cubisti? Io? Non sono mai amato. E poi usano quei colorucci così tristanzuoli, marroncino, grigino. Io sono Modigliani e non deve esserci nessun modiglianista. Quello che faccio io deve essere solo mio. Ma allora che dipinti? Si può sapere? Ma io scolpisco, figlioli miei. Io sono diventato uno scultore. Io dipingo po', ma di morto po'. Faccio delle grandi teste, né d'uomo né di donna. Mi sono innamorato delle mie testone. E chi l'ha viste? Che dice? Oh, bambini. Sono state invitate al Salon d'Automne le mie testone, che vi credete? Quel che c'è di meglio al mondo come pittura e come scultura. E vendi? Che? Le teste, no? Come no? Un centesimo al chilo. Modigliani è attratto dalla scultura e non solo per questo torna a Livorno, non perché a Livorno ci sono i sassi. Lui torna a Livorno perché gli piace di tornare a Livorno, sostanzialmente perché c'è il fascino marmoreo, ma è un fascino molto lontano, perché spera lì di capire meglio come la si fa, ma soprattutto è attratto dalla scultura perché in quel momento lì l'influenza del mondo della statuaria africana, del feticcio africano, muta l'idea stessa della scultura. Lui va a Livorno e fa delle statue africane, cioè immagina di fare delle statue africane. È questo vostro malanimo che mi fa paura. Ma no, sai. Ma come ti permetti? Siamo artisti anche noi, sai. Anche noi si lavora, si studia e si cerca di capire. Sai cosa, invece? Io lo considero osceno, tutto questo tuo deformare la realtà come fai te. E non mi parlare di primitivi, di magie, d'anima. Tu hai visto le mie statue. Ma chi se ne frega delle tue statue? Io ora sto parlando di te. Tu vuoi essere a tutti i costi diverso dagli altri. Stravolgi tutto, deformi. E pensi per questo di essere più furbo, più artista. Lo sapevo che non eri in grado di capire. Ma di capire il che? Queste teste a pera che non si sa dove cominciano e dove finiscono. Ma chi la vuoi dare a bere? Non a te, certamente. Tu sei troppo intelligente. Vieni, ecco di la chiave. Non mi servirà più. Torno a Parigi. Domani. Fa come ti pare. Ehi, dove le metto quelle? Perché? Non le porti a Parigi? Che merda. O le porti a Parigi oppure, guarda, non è scomodo. Sono due passi, buttale nel fosso. Quella storia lì della bufala, delle false statue buttate nel canale, è una patetica storia alla livornese. È una storia che si racconterà un giorno, che ho vissuto quasi in prima persona e che è stata un po' una vendetta locale. Allora, che ci fosse dietro la solita bufala un po' carognesca toscana, che è naturale, è comprensibile, che poi ci siano cascati i critici. E che i critici sono fatti per cascare.
culo! L'elemento chiave dei falsi Modigliani è la burla, la beffa, quindi il ludus, il divertimento, il gioco, che è una caratteristica, una componente che si ritrova nell'avanguardia, appunto tale che oltre al caso del Rovinatorio c'è anche la meravigliosa invenzione di Duchamp della Gioconda con i baffi. La legittimazione della possibile autenticità è nel fatto che lui le aveva buttate via, quindi si sa che a un certo punto quando lui rientra fa alcune sculture che non lo convincono e le butta via. Questo pone una questione di natura filosofica, nell'epoca di cui sono ormai 30 anni fa, e recentemente si parla appunto di esporle a Livorno. Io all'epoca fui interpellato da Farnetti, che era direttore di Panorama Mese, e mi schierai fra quelli che erano contrari alle sculture. Non arrivai a dire che erano false, ma arrivai a dire che era giusto ributtarle dove stavano perché erano brutte, non per vantarmi di una intuizione, ma perché dall'altra parte, in questo contenzioso sul giornale, c'era la dichiarazione invece entusiastica della Vera d'Urbais che l'aveva scoperta insieme a suo fratello. Devo dire che tra quelli che hanno sbagliato, cioè tutti, quello che era arrivato nella sua posizione sofistica a dire una cosa che io avrei quasi condiviso, sono autografe ma non sono autentiche. La frase è di Argan, era sbagliata, ma era abbastanza suggestiva perché indicava una traccia che nell'essere state buttate via erano state rifiutate. Invece vengono recuperate. Non erano le sue, purtroppo, chissà come sono state le sue, però era presumibile che tu scavando trovassi qualcosa che era di Modigliani, e invece era la burla, e lì c'è il genio. Ecco, qui c'è la chiave. Livorno, Amici miei, il divertimento della burla, l'arte che è ludus, che è gioco, che è finzione, che è baffi alla Gioconda, alla fine finisce che tra le poche cose memorabili degli anni Ottanta ci sono i falsi Modigliani, che sono burla, ma anche divertimento, gioco, sfottò e anche in fondo il dialogo con un Modigliani che comunque le ha buttate sott'acqua, che sarà forse impossibile recuperare sotto la melma, ma che qualcuno ha pensato che tirandole su fossero sue. E allora, così com'erano, potevano anche essere brutte. Ecco il tema di Argan, perché se le hai buttate via vuol dire che non ti piacciono. Dunque la leggenda era vera. Le sculture giovanili di Amedeo Modigliani sono state restituite dal fango dei fossi di Livorno dopo 75 anni. Sono due artisti che sono noti per le loro falsificazioni e sono da un lato lui e dall'altro lato De Chirico, tra l'altro tutti e due italiani, curiosamente. Perché è avvenuto? Perché nel caso di Modigliani la richiesta di opere sue è altissima mentre lui è ancora vivente e quindi le prime contraffazioni sono fatte da lui vivo. Nel caso di De Chirico più o meno avviene nello stesso modo. Molte contraffazioni avvengono mentre lui è ancora vivente perché il mercato chiede cose diverse da quelle che lui sta producendo in quel periodo. Su questa falsificazione esterna poi si fonda tutta una sorta di storia lunghissima. Modigliani è sicuramente uno dei più contraffatti del mondo, ma lo è da vivo, già ancora prima che morisse, e poi lo diventa con un'assoluta regolarità. Se voi pensate, l'artista meno falsificato del mondo è Paul Klee. Non solo perché era tedesco e stava in Svizzera, che già rende le cose più sicure, ma perché ogni sua opera era annotata da lui stesso e messa via in catalogo. Allora, Paul Klee è quello che non è falsificabile per definizione. I falsari sono lì per fare falsi, cioè il profitto piace ai falsari, piace ad alcuni mercanti, piace purtroppo spesso il profitto anche ai collezionisti, i quali, io credo, quando comprano un falso, sanno che è falso, ma sperano che non lo sia. E di solito comprano un falso perché lo comprano a un prezzo molto conveniente rispetto a un'opera autentica. Sperano di essere furbi o dicono ma anche se è falso lo rifilerò a un altro. Nel caso di Modigliani però è più precisa ancora perché questa operazione inizia che lui sta proprio via da Parigi e ancora non è famosissimo. Ma sono ancora tutti in giro, non tutti, parecchi. E ogni tanto c'è chi ne compra un pacchetto sempre con la stessa voglia, cioè il mercato d'arte attira l'avidità dell'essere umano e l'avidità dell'essere umano rende l'essere umano cieco e essere ciechi nelle arti visive è il peggiore dei difetti, è come essere sordo per dirigere un'orchestra.
Ed ella venne, folle creatura. Come dice Baudelaire? Affinché potessimo farla pace come al tempo delle nostre ebbrezze. Ed ella venne, folle creatura. Sono veramente folle a venire qui, non è vero? Cara mia, ormai l'abbiamo capito, no? A noi ci piace troppo essere folli. Il pericolo è che a volte siamo solamente degli stupidi. Vieni a vedere. Guarda, c'è uno zeppelin proprio sulle nostre teste. È così bello che non fa neanche paura. E adesso ci sgancia una bella bomba sulla testa che deciderà per noi due. E noi qui, a recitare Baudelaire, come se la cosa non ci riguardasse affatto. Ci si sente protetti qui dentro. Sembra di essere in un tempio primitivo. Lo sai che parlo delle tue sculture sul mio giornale? Non me l'avevi mai detto. Perché non lo meritavi. E che cosa scrivi? Lo dici almeno che sono belle, eh? Dico che sorridono, più o meno. Grandi teste che sorridono. E sai di cosa? Della nostra stupidità. O forse del nostro sapere. Delle nostre illusioni, dei nostri difetti, della nostra follia. Lui voleva silenzio in una città rumorosa. Avrebbe avuto invece rumore in una città silenziosa come Livorno. Sarebbe stato piegato alla necessità del silenzio che la città, come è sempre stato Livorno, cioè, era la città giusta per fattori, appunto. Lui invece voleva rumore intorno e silenzio dentro. E questo credo che sia la chiave del suo meraviglioso fascino. È un artista forse perfino più grande di quanto lo consideriamo, proprio perché la sua massima virtù è di non essere stato a Parigi per necessità di vita, forse è d'arte, come stiamo dicendo, in modi diversi, ma non c'è stato per moda e quindi non è diventato cubista, surrealista. Ecco, lui è un individuo solitario, questo c'è la sua grandezza in un luogo dove era molto più facile essere parte di un movimento, insomma. Non c'è un movimento Modigliani, c'è un mito Modigliani e un individuo potentissimo nel raccontare questioni della sua anima. Ma lui fa in tempo a diventare grande mentre è ancora in vita, o la vita è troppo breve e la scoperta di Modigliani verrà dopo? Beh, viene dopo, però diciamo che sul fine della vita, tra il 18 e il 19, quegli anni in cui diciamo, le grandi avanguardie perdono anche il loro mordente, quindi nel secondo decennio, Zborowski, il suo gallerista, ne avverte l'originalità sua e di Soutine, e quindi è sul punto probabilmente di lanciarlo quando si lancia dalla finestra la moglie di lui, che si uccide. E da questo punto di vista probabilmente avrebbe avuto successo nell'arco di poco tempo, era al limite ad averlo, insomma era arrivato il suo momento, perché il rappel à l'ordre dell'arte europea cade più o meno in quegli anni, quando le avanguardie mostrano la corda. Finché ci sono le avanguardie, futurismo, cubismo, c'è una specie di temperamento militare, poi finiscono le avanguardie e finisce la guerra, e quegli anni lì, 18-20, sono gli anni in cui si può ricostruire qualcosa che lascia spazio alle personalità individuali, e quindi forse sarebbe stato il momento perfetto per lui. Se fosse vissuto dal 20 in avanti, forse avrebbe avuto grande successo, insomma. Ma tu mi vedi realmente così, eh? Io sono veramente così per te? Così come, scusi? Spigolosa, brutta, oppure ridicola. Anche la bocca mi hai fatto sparire. Ma che cosa dici? Che cosa dico? Dico che i tuoi quadri non mi assomigliano per niente. È possibile? Infatti, non sono loro che devono somigliare a te. Sei tu che somigli a loro. Ah, voilà! La sentenza del genio. Lui ha messo tutto a posto. E chi può replicare? Il rapporto con la prima fidanzata, con l'inglesina, con Hastings, il rapporto poi con la moglie, e saranno sempre dei rapporti tesi che finiscono a sberle, a pugni, a padellate in testa. Ma questo non è dovuto al fatto che lui sia di carattere particolarmente fetente. È proprio una conseguenza di quell'etilismo che allora è una sorta di dato necessario. Ma da lì a pensare che lui sia una sorta di alternativo maledetto sarebbe totalmente sbagliato. Cioè lui è uno che fa parte di tutto il meccanismo della cultura più avanzato. Non per niente avrà i più brillanti mercanti di Francia. E anche sull'idea che lui non abbia successo è abbastanza falso, perché
è sempre esposto in questa mostra. Moise Kisling, che lavora per lo stesso mercante per il quale lavora lui, cioè per Borowski, Moise Kisling comincia a fare i suoi primi falsi. Cioè, gran parte dei falsi disegni di Modigliani, di alcuni falsi dipinti, sono fatti allora da Kisling. Si vede anche, basta guardare i due. Perché il mercato c'era già, cioè questo le vendeva le cose attraverso il suo mercato. Bisogna guardare il soggetto a lungo, se lo deve imprimere nella retina. Poi deve chiudere gli occhi e poi via, in un solo tratto. Dentro. Deve cercare ciò che le è restato dentro. Lei ha il talento per riuscirci. Mi scusi. Lei come si chiama, signorina? Jeanne Biterne. Lei è Amedeo Modi. Modi! Modi! Modi. Il rapporto con Jeanne è molto complesso, perché Jeanne è il vero amore. Ma questo vero amore per Jeanne non è che sia più tranquillo di quello che aveva prima, anche con Jeanne si menano costantemente. Lui ha un rapporto difficile con il mondo femminile, ma è il rapporto tipico di chi sta nel mondo dei paradisi artificiali. E la sua pittura in realtà è la conseguenza di questi paradisi artificiali, cioè il famoso collo lungo modiglianesco è un po' quello deviato da una veduta diversa, cioè quella, non è che lui li dipingesse lunghi, lui li vedeva proprio lunghi. Il suo modo di dipingere, la sua capacità di tratto, la voglia di riprendere una sorta di ieraticità primordiale o talvolta africanoide, quella che si ritrova nelle famose cariatidi. Tutto questo è il bagaglio colto, ma questo bagaglio colto poi si infrange su questo senso autodistruttivo che, attenzione, ricordiamocelo, è anche quello dell'Europa che sta correndo il suicidio. Cioè lui in fondo è un testimone di un mondo del XIX secolo che va a rompersi nella Prima Guerra Mondiale. Cioè lui muore negli anni del peggiore conflitto europeo, negli anni più duri della Prima Guerra Mondiale. Il suo percorso in fondo non è dissimile da quello di Apollinaire. Apollinaire muore in conseguenza della guerra. Ma lì era un'ecatombe sul serio. Noi ce lo dimentichiamo troppo spesso, cioè di collocare l'esperienza degli artisti nei momenti storici che questi artisti hanno vissuti. Mi fa male la schiena. Posso alzarmi ora? Sì, sì, ho già finito da un pezzo. E posso aprire la finestra ora? Ma fai quello che ti pare. Fai come ti pare. Ma ti fa star meglio veramente? Che domanda stupida. Se no, perché la prenderei? Perché non smetti? Perché dovrei? Tutte quelle cose che prendi, chiunque avrebbe paura. Le solite idiozie. E poi se smettessi di prenderla, ho come la sensazione che tutta l'alchimia che ho messo in moto qua dentro, smetterebbe di funzionare. E io non sarei più Modigliani. Ma un altro. Incredibile. Eravamo così rabbiosi, scontenti. Come è potuta venire fuori una cosa così? Così come? Così bella. Ormai dovresti saperlo. C'è una parte di me che dipinge e una parte. Eccola qua. Nella tragedia finale di Modigliani che se ne va tubercolotico con una meningite fulminante che lo porta via, c'è subito dopo il suicidio della moglie, Jeanne, che era un personaggio fondamentale della sua esistenza non solo in quanto moglie, ma in quanto ispiratrice. Beh, lui muore e muore come deve morire un artista, cioè muore di una malattia del secolo, muore di tubercolosi, muore con uno sfinimento fisico che lo rende ancora più anima che corpo. E quindi quando muore Modigliani, muore anche la ragione stessa della vita di lei, cioè non esiste una vita di lei senza di lui. L'amore romantico, l'amore assoluto, che in Francia più che altrove ha il suo campo d'azione, presuppone che una entri in commedia. E quindi
l'amore che lei provava per lui era inevitabilmente legato al tempo della vita. Finita la sua vita, si era consumato anche la vita di lei, cioè finita la vita di Modigliani, non c'era un tempo successivo per lei. E quindi io credo che lei sia una parte essenziale della sua esistenza creativa, e questa esistenza si spegne in lei quando si spegne in lui. Cioè la forza, quando vediamo i ritratti che lui ha fatto a lei, e la forza di ispirazione che da lei viene a lui, sono una vita sola, sono l'idea più alta dell'amore. Da questo punto di vista mi pare che l'opera di Modigliani lo potesse far prevedere, insomma, che l'ultimo atto della vita di Modigliani sia la morte di Jean. Mamma. Jean. Jean. Britta. Sono qui, amore mio, sono qui. Britta. Bello, vero? Un po' di caldo. Si sta meglio ora? Che orrore. Cosa? Il mio autoritratto. Ma guardalo, un essere vuoto, senza età. Sembra un ragazzino, già vecchio. Voltalo.